Insieme, sì, ci voleva, è una cosa bella, infatti quando ci hanno chiamato siamo stati proprio felicissimi. Era tanto tempo che non stavamo insieme, vero? Appena 30 anni. No, ma però sull'isola una coppia è carino, ecco. Rispetto, voi due siete tutti e due già stati sull'isola, quindi sapete problemi, pregi e difetti dell'isola. Quali sono le cose più difficili da sostenere? Tutte. Secondo me sì, è una dimensione talmente lontana dalla realtà che noi siamo abituati a vivere che è imponderabile tutto, è imprevedibile. Però secondo me io sono sempre stata un amante dell'isola perché lo ritrovo un'esperienza unica ma bellissima. Perché il segreto sta nel pensare, quando tu sbarchi sull'isola sei un naufrago, quindi non ti devi creare tutte le problematiche, ti manca questo, ti manca quello, no, sei un naufrago, quindi cerca di vivere l'esperienza in positivo a seconda di quello che l'isola ti può dare. Allora, cosa ti può dare? Il contatto con la natura, la sfida, il cercare cibo, i disagi, è tutto quello, allora diventa bello in questo. Voglio dire, però siete insieme, questa è una grande forza. Non sì, lo so, non lo so, non perché lo so, siamo... non lo so, attenzione, no, scusami che finisco. Siamo perché, anche avversari, perché siamo avversari, perché nella vita noi sul lavoro, noi lavoriamo insieme, però abbiamo due ruoli diversi. Qui abbiamo gli stessi ruoli, quindi possiamo anche litigare e penso che litighiamo. Litigheremo? No. Sì, 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 litigheremo perché te lo dico io. No, il perché. Non litighiamo perché si fa quello che dico io. Hai capito? Perché a casa dovete sapere, l'ultima parola ce l'ho io. E allora zitto, esatto. No? Sapete dici... qual è? Sì, va bene.